Da stamani i presidi sono stati allestiti a Pachino, Gela e Vittoria dinanzi al mercato ortofrutticolo. Il fronte della protesta più dura si materializza nel luogo che più di tutti racconta la crisi e il disagio di migliaia di produttori agricoli della cosiddetta fascia trasformata. Il movimento dei forconi e i comitati di lotta intorno, alla cui azione ha aderito anche il sindaco di Niscemi, lamentano che i prezzi di vendita alla produzione sono ormai standardizzati sotto costo di produzione, mentre prodotti che arrivano da Egitto, Marocco e Turchia a prezzi definiti da fame stanno provocando la chiusura delle nostre aziende agricole. Non è una crisi come le altre, è l'effetto di una globalizzazione che non torna indietro, ma verso la quale non si può rimanere indifferenti, osservano quanti hanno aderito ai presidi, che chiarisce quello di oggi è solo un momento di partenza. Gli agricoltori siciliani non ce la fanno più, non è una novità, è una cosa che dura da anni. Purtroppo le soluzioni sono equivalenti a zero. Della regione siciliana, voglio dire, non abbiamo bisogno, perché l'esperienza ci dice che tutti i tavoli che sono stati fatti sono evaporati, svaniti nel nulla, e quindi ecco perché diciamo a questi agricoltori, forse è il momento di ritornare in campo e capire che cosa succede. Abbiamo dato una scadenza a questo governo, l'abbiamo data, non lo so se può essere credibile o meno. Ma la verità è una, che se da qui alle europee non succede nulla, io dico che dobbiamo rimettere in moto tutta la Sicilia. Andiamo a chiamare gli operatori del grano, gli operatori del latte, gli operatori della piana di Catania con le arance. C'è un mondo al contrario. Dobbiamo rimetterlo tutto insieme per vedere di fare un'operazione unica. Non è problemi diversi, sono problemi uguali. Si chiama globalizzazione e importazioni sleali che arrivano dall'estero. Noi non siamo politici, non siamo onorevoli, noi siamo semplici produttori. Stiamo cercando di difendere il nostro pane per poter soddisfare le nostre famiglie. Invece qualcuno sotto sotto si fa la campagna elettorale, si fa la politica, cose che a noi non ci interessa. A noi non ci interessa questa cosa. Noi stiamo cercando di difendere il nostro pane. Se oggi abbiamo scelto di non avere nessun movimento politico alle spalle, è stato solo quello. L'agricoltura in generale per tutta l'Italia, il ministro dell'agricoltura e della Lega, e dobbiamo cercare a lui. L'approccio col presidente Musumeci l'abbiamo avuto senza nessun risultato, perché all'epoca non c'era lo Stato nazionale. Oggi abbiamo lo Stato nazionale, è stato promesso lo Stato nazionale che doveva difendere la Made in Italy. Ora speriamo che faccia il giusto passo. Le norme di salvaguardia dovevano proteggere il nostro prodotto quando c'era un'invasione da merce proveniente da fuori, cosa che fino ad oggi ancora non ha fatto nessuno. Non stiamo guadagnando niente, niente, stiamo solo perdendo. In questo momento non recuperiamo nemmeno i soldi per fare la spesa, perché le spese sono aumentate tutto, però il pomodoro ancora si vende ai prezzi di 30 anni fa. La priorità è di chiedere allo Stato di salvaguardare un settore che è molto importante, che è l'agricoltura, un settore primario che è stato del nostro territorio, anche in generale un settore primario. Quindi chiediamo allo Stato di tutelare questo settore.